Oltre ai piatti dai sapori antichi, la festa di San Marcello è anche fede e tradizione. Il cuore pulsante della festa è la chiesetta di San Marcello. Da qui tutto è iniziato. Durante le aperture, vedere i visitatori rimanere colpiti, quasi increduli, dalla sua particolare bellezza, io che non sono niente se non uno dei volontari, provo una forte emozione di riconoscenza e gratitudine verso tutte quelle persone che hanno reso possibile il restauro, dandoci un grande tesoro. Da quando l'ho già fatta stamattina, però vedo che c'è gente che stamattina non c'era. Sono stato delegato a presentare dopo i restauri le decorazioni della chiesa, quindi la passione della storia. Qualsiasi cosa fa storia. Non sono uno storico, ma un ricercatore di storie. E negli archivi ho trovato qualche cosa che parla di San Marcello. Anche perché, e sono orgoglioso, mi ritengo l'unico superstite dopo la 13ª generazione dei miei avi che si sono sposati in questa chiesa 1685. Da quel momento sono rimasto l'unico ancora presente testimone. Forse il caso, però, residente, l'unico residente. Tutti quelli che abitano sul paese sono arrivati dopo e da fuori. Correva l'anno 16 gennaio 1901, giorno di San Marcello, titolare della chiesa, la stessa era affollata di popolo ed improvvisamente si sentì perdere il suono dell'unica campanella che si era spaccata. La campanella era stata fabbricata nell'anno 1844 come da iscrizione in rilievo. I buoni frazionisti di Umè, dolentissimi di tale fatto, non poterono acquietarsi e, unitamente con l'aiuto della fabbriceria parrocchiale di Villa Bruna, decisero di far rifare non una, ma due campanelle. Portata la campanella rotta a Bassano alla fonderia di Pietro Colbacchini, fu composta nelle due nuove del contratto stabilito, le due campanelle presero possesso in Umè, ove erano destinate il 17 maggio 1902. Allora fu grande la gioia e la letizia, e muniti come sono nei doveri della religione divina, attesero l'occasione per poterle consacrare. La cerimonia si svolse nella chiesa parrocchiale di Villa Bruna, dove furono condotte il 22 ottobre 1902, in occasione della visita pastorale di Monsignor Vescovo di Feltre, Francesco Cherubì, la chilogrammi 79 e la minore chilogrammi 52. Ora i buoni uminesi, soddisfacentissimi e lietissimi delle loro campanelle, non gli mancano di desiderare che gli siano perennemente durature. La fabbriceria di La Bruna, che l'ha fatto la relazione, Monsignor Nicola Gris, quindi la famiglia di allora. Con nuovo un cantico nuovo.
chi mai avrebbe pensato di trovare una chiesa così? Per di più, una celebrazione anche arricchita da un coro che viene da lontano, dal Primiero, a renderla più bella. E dicevo, io sono di questa zona, vengo da San Gregorio nelle Alpi, ora ho fatto mille volte la strada da San Gregorio a Feltre, ma mai avrei pensato che vicino così ci fosse un sito così stupendo come questo. E devo proprio esprimere la mia sorpresa, meraviglia, anche per l'ottimo restauro che è stato fatto di questa chiesa, conservando tutto quello che era da conservare, senza alterare niente con le cose moderne, se non le panche, ma pietre, muri, pitture, affreschi, tutto è splendido, veramente da ammirare i nostri antenati che hanno nella loro povertà tramandato cose così belle. A noi che andiamo a rischio di venire affogati da tante ricchezze di valore quantitativo più che qualitativo, mentre gli antichi avevano ricchezze qualitative importantissime e noi ne troviamo. Benissimo, quindi la sorpresa mia è superiore della fama che gli abitanti di Umin e collaboratori hanno saputo creare attorno a questa chiesa di San Marcello. Io non so se è stato San Marcello a rendere famoso Umin o se è stato Umin a rendere famoso San Marcello. Fatto sta che sono decenni e decenni che sento parlare di questa festa, di questa sagra così frequentata, è diventata famosa e meritava veramente. Ecco, quindi per me è una felicissima sorpresa e sono ben contento che qualcuno mi abbia mandato a sostituire il parroco. Allora, Don Matteo, al di là del disguido tecnico, ma la ringraziamo per la sua presenza. Penso che sia la prima volta che mette il piede in questa chiesa e quindi diamo un ricordo che quando è stata restaurata è stato stampato un libro della storia della chiesa e di San Marcello, è stata coniata una medaglia e quindi più avanti ci vedremo nella stagione migliore per illustrare da vicino l'opera. Questo lo facciamo a nome di tutti quelli che hanno collaborato, il comitato degli amici del Casel, il gruppo Alpini di Villa Bruna e tutti quelli che lavorano per la festa di San Marcello. Grazie. Grazie a voi. Sfidato tutte queste generazioni sia qui oggi con noi perché vuole lanciarci questo messaggio di amore. Raccogliamolo allora sapendo che è una testimonianza che anche noi che siamo qui siamo chiamati a portare avanti. Grazie e buona festa. Grazie.